La storia di una banca e la storia d'Italia si intrecciano nel libro dell'economista Carlo Bellavite Pellegrini presentato in Sala Azzurra al Salone Internazionale del Libro. Il volume ripercorre la storia del Banco Ambrosiano dal fallimento alla fusione con San Paolo IMI nel nuovo colosso finanziario Intesa San Paolo. Lo sguardo è un'opera che riscrive sulla vicenda le pagine del diario di Carlo Azeglio Ciampi, tra gli altri documenti, dà il segno di come quella vicenda sia stata uno degli episodi più importanti della storia italiana e non solo di quella economica. A guidare il passaggio Giovanni Bazzoli, attuale presidente del Consiglio di sorveglianza di Intesa San Paolo. Banchiere d'adozione, Bazzoli non ha mai limitato il suo sguardo alla finanza, ma figlio di un padre costituente, ha sempre avuto una precisa idea di come una banca debba fondersi con un territorio e a volte favorire l'integrazione di due città come Torino e Milano. Questa è una grande occasione sia per Torino, ma diciamo per il nord-ovest, sia per Milano. Perché a Milano per certi aspetti ci sarà sempre una centralità di ordine finanziario. A Torino c'è questa radice delle tradizioni che io amo moltissimo. A me piace moltissimo, devo dire, Torino. E allora è bello che ci sia una banca che ha queste radici e che ha anche questo respiro, che è più di ordine internazionale. Se la banca è così, anche i territori dovrebbero diventare più integrati. Ecco, la banca è a disposizione per fare qualunque cosa che avvicini Milano a Torino. E sul rapporto banche e crisi economica risponde così. Purtroppo adesso è diventata la crisi dell'economia e non solo del mondo finanziario, ma è iniziata fuori d'Italia, sappiamo bene, come crisi finanziaria. E le banche italiane non sono state colpite da questa crisi perché non avevano sostanzialmente cambiato quello che è il loro core business. Sono state anch'esse penalizzate perché quando la crisi da finanziaria è diventata una crisi economica, una banca che svolge il suo ruolo classico di banca commerciale, è evidente che non può non risentirne. All'incontro, moderato dal direttore della stampa Mario Calabresi, è intervenuto anche l'economista Jean-Paul Fitoussi.